Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Venezia in TV con House, The House of Da Vinci. Allora ragazzi, sono tornato un secondo qua per vedere quanti i numeri che dobbiamo usare. Allora, ci sono 4 di quelli strani, 2 direi di quelli a rombo e 2, 4, 6, 8 di quelli normali. Ok, perfetto. Quindi torniamo giù di sotto e mettiamo sti cavolo di numeri. Direi. Allora, aspettate. Allora. Vai, mettiamo. Proviamo così. Allora, 2. Quattro, due, otto. Così siamo riusciti a farlo, 428, ok. Però non c'è stato nessun tick. Non è che magari dobbiamo mettere qua, cambiare qua. Vediamo un po'. Così, così, così non lo prende. Così, così. Così? No? Così. L'ha preso? Sì, cavolo. Ok. Ok, perfetto ragazzi. E adesso? Ah, qua. Qua mi sa che dipende da quanto pompiamo qua. Ok. Boh, io la metto tutta al massimo. Poi vediamo. Uno. Attenzione. E lì che caspita. Ah, ok, ho capito. No. Dobbiamo andare. Dobbiamo far giusto, capito? Aspettate. Sì, è un po' incasinata come cosa, però penso che anche qua sia abbastanza intuitiva. Allora, quindi è la 2. Oh, ah, devo metterlo al massimo allora. Era fantomatica la cosa di non metterlo al massimo. Ok, quindi 2. Mettiamo questa? No. Quindi già non va bene. Dobbiamo per forza caricarli e cercare la giusta combinazione, ragazzi. Quindi, allora, 2, 3. Ok. Poi mettiamo l'1? No. Allora. Beh, già 2 ne abbiamo trovati. Se però il cellulare mi fa il piacere di starsene fermo, mi fa un piacerone. Ok, vai. 2, 3. 1, porco 2, ok, quindi è sbagliato. Chissà quale caspita la combinazione. Ok, forse questa qua la troviamo da qualche parte, forse, vabbè. Andiamo all'intuizione, va. Oh cavolo. Abbiamo rotto un oggetto. E mo quindi qua? Vediamo un po'. Speriamo non sia successo niente, che ho rotto quell'oggetto lì. Quindi 1, 2. Proviamo questo. Neanche questo, che strano. Ma non abbiamo provati già tutti adesso, però. Forse no. Vediamo. Qua che intanto. 1, 2, 3. Ma scusate, però così li abbiamo provati praticamente tutti. O sbaglio? Adesso vediamo. 1, 2, 3. Vedete? C'è qualcosa che non quadra. Perché?
scusate, quello lì che è caduto? Come caspita faccio a rimetterlo su? Cioè, è caduto un oggetto, è caduto. Cioè, qua ne manca uno. Lol. C'è un problema. Ragazzi, c'è un problema. Ci si è caduto uno. Va bene. Ma quindi, se nessuno di quelli è giusto, come facciamo? Forse devo andare su di sopra a vedere. Aspetta un po', andiamo su di sopra a vedere. Magari è solo semplicemente da salire su e vedere un attimo. Allora, intanto era qua là davanti, quello che si stava aprendo. Ok. Che però non si apre più. Scusate. Allora. Perché uno si è rotto e sparava fuoco. Cioè, se tipo faccio così, non si attiva, vedete? Devo per forza usare quella che era giusto. Tipo qua era questo e questo. Che facevano sì che salisse questo qua. Vediamo un attimo se me lo sale, cioè se mi sale l'oggetto. Ecco. Ah, erano solo due quindi da prendere. Accendino. Uno scrigno collegato con un albero, meccanismo dell'invenzione. Ok, quindi ci ha dato un altro di questi accendini qua, che è quello che si è rotto. Perfetto. Quindi devo continuare con questa, diciamo, fantomatica cosa. Ok. Quindi immagino che questo vada bene. Ok, il terzo quindi è quello là. Perfetto, vediamo. Dobbiamo trovarli tutti adesso, praticamente. Ecco perché non funzionava, perché il terzo in realtà era quello lì. Tac. Quindi è questo, 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 questo. Ok, quindi è il primo. Perfetto. Dai. Che ce la facemo stavolta? Ok. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. E che due maroni. Cioè, proprio sull'ultimo dovevo cadere. Vabbè, ce l'abbiamo comunque il. Adesso siamo arrivati comunque a una conclusione, che è quella lì. Perfettissimo, ragazzi, ottimo. Quindi, rifacciamo. 1, 2, 3, 4. No! Non ha tirato giù quello centrale, ma dai. La sfiga. Ok. Perfetto, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac, ragazzi, e tac. Che figata. Siamo riusciti ad attivarli tutti, ragazzi. Per particolare della macchina del tempo, sono in azione. E ora? Un contenitore metallico che sembra azionare il meccanismo sopra di me. Ok. Ok, dobbiamo salire su sicuramente a fare quello là sopra adesso. Che è quello là. Ok. Un secondo, ragazzi, che dobbiamo allora vedere subitissimo questo. No, quell'altro. Ok. Allora, 3, 4, 5. Dobbiamo tirare su la manovella.
e metterli tutti uguali, tutti a 4. Tiriamo giù la manovella. E mettiamo questo così. E quello così. Ok. Perfetto. Allora, questo lo mettiamo qua e questo qua lo mettiamo qua. Ah già, è vero però, non abbiamo ancora sta manovella qua. E devo che aspettare, prendiamo quella manovella lì però. Ma porco due, guardate qua. Che ti stavo dicendo, cavolo, non c'è ancora la manovella. No, no, ce l'abbiamo. Allora, quindi, attiviamo questo. Perché non lo attiva? Perché è già attivo, ok. Tiriamo giù così. No. Qua c'è qualcosa che non quadra. Ma scusami, questa qua perché è già tirata? Cioè, questo che non capisco è perché si è già tirata quella. Vediamo così. Ok. Perfetto. Ah, ok, ho capito. Questo? No, non ho capito un pifero allora. Vediamo così. Quindi. Sì. Come faccio però a tirarla un po' più in basso? Viene bene troppo, ne viene però. No, allora questo è un altro tipo. Questa qua deve andare tutta di là. Ok. No, al contrario. Due, quattro, quindi qua ce ne vanno quattro. Lì sono cinque, però. Ma che caspita faccio a fargli mettere? Non funziona. Che le mette tutte insieme, li mette. Allora, fatemi un po' pensare. Questo qua, secondo me, va tutto di qua. Ok. E questo qua va tutto di qua, che però non funziona. Quindi devi mettere questo qua tutto di qua. Ok. Poi prendiamo questo qua. E lo mettiamo qua. Prendiamo questo qua. No! Non volevo far così. Allora. Questo è tutto lì. Perfetto. Poi prendiamo questo e lo mettiamo qui. Poi prendiamo questo. Però questi ci vanno già tutti. Mi caspita fare a dividerli. Fatemi un secondo pensare. Perché bisogna dividerli in realtà. Dovremmo prendere tutti questi e metterli lì. Che però qua mi sembra che se faccio così ne rimane uno. No, non ne rimane neanche uno. 2, 4, 6, 7. Ok, se faccio così. Oh, perché non scende? Ah, perché non ce n'è più. Così ne rimangono due. Ok, così posso fare benissimo così, ok.
Poi questo qui va qui. No, c'è qualcosa che non quadra, ragazzi. C'è qualcosa che non quadra perché qua è diverso. Vediamo, eh. Ma qua era diverso. Intanto dovranno essere tutti e quattro. Vedete, 2, 4, 5. Cioè, scusa, come fai a far così? Quindi devi girare questo? Ma vedi? Vedi però? Cioè, allora vuol dire che c'è, posso usare anche questi qua, posso utilizzare. Allora, aspettate. Però questo non me lo fa utilizzare, cioè. È quello che non capisco il perché. Cioè, di là lo utilizzava, invece di qua no. Ok. E non funziona di qua. I tubi del serbatoio centrale conducono all'anello metallico che si trova al centro della stanza. L'anello metallico che si trova al centro della stanza, ok. Quindi questo. Quindi è questo qua, per forza. Ma non capisco. Ok. Cioè, qua tecnicamente funziona. È solo questo qua che non si capisce il perché. Cioè, non riesco a spostare. È tirata sta cavolo di leva, vedete? Non fosse tirata sta leva, probabilmente riuscirei. Allora, riproviamoci. Ok, no, no, no. Vai qua. Perfetto. Proviamo a fare così. No, non va bene. Aspettate, ritentiamo. Ok. Questo va qua. Ok. Abbiamo completamente cannato. Questo va tutto qua. E questo va tutto lì, sì. Poi. Questo va tutto qui. E questo va tutto qui. Poi. Questo va tutto uno. Aspettate, mi sta 2, 4, 5, 2, 4, 5. Quindi dovremmo andare forse qua. Questo dovrebbe andare, penso, qua. E questo. No, sto sbagliando qualcosa. Cos'è che sto sbagliando, porco tuo?
Sono 2, 4 e 5 sono gli stessi. No, è il contrario. Ok. Ma se io prendo questi due li metto qua. Poi prendo questo e lo metto così. Fa sempre uguale, cioè non cambia stazione però. Ok. Così non possiamo farlo però. Allora. E se facessi così? Vediamo un po'. No. Così tipo. Oh, finalmente! Mamma mia! Ok. Perfetto, che figata! Attenzione, ragazzi! Attenzione. È quello che caspita. Ciao bello. E via nello spazio-tempo. Ma sta arrivando anche l'altro tipo. Ci sta cadendo addosso l'altro tipo. Attenzione. Dopo un lungo viaggio in mezzo a rocce scure, ho raggiunto l'ingresso di una grande grotta. Ho provato due emozioni, la paura e il desiderio. La paura del terribile oscurità della grotta e il desiderio di comprendere se all'interno della stessa si nasconde qualcosa di miracoloso. Leonardo da Vinci. Attenzione, ragazzi. Wow, attenzione, abbiamo finito il gioco, ragazzi. Bellissimo gioco, bellissimo. Veramente tosto, bello, bello, bello. Lo metto quasi in pari con The Science. Con The Rumble Science, quindi, e le nostre famiglie che ci hanno appoggiato in questa avventura, belli, grandissimi. Bellissimo gioco, assolutamente. Poi, sta storia con Leonardo da Vinci, eccetera, che deve scappare, tutto. Attenzione, che succede? Tac, questo qua siamo noi. Siamo. Che figata. O almeno penso che siamo noi. Hai completato il gioco. Con la situazione, hai terminato The House of Da Vinci in 3:35:42. Buono, dai, 3 ore e 35. Grazie per il supporto che ci hai dimostrato con l'acquisto del gioco. Se possiamo chiederti un altro favore, ti preghiamo di valutare il nostro gioco, ok? Come il maestro Da Vinci disse una volta, l'arte non è mai finita, ma solo abbandonata. Promettiamo che nel Blu-ray continuiamo a sviluppare giochi artistici. La nostra avventura insieme è appena iniziata. Grandissimi. Quindi, ragazzuoli, abbiamo finito finalmente il gioco. Allora. Recensione del gioco adesso, ragazzi, visto che abbiamo finito tutto. Allora, a me il gioco è piaciuto tantissimo, proprio tanto. Gli enigmi spesso non sono facili e quindi ci vuole un po' di più per capirli, eccetera. Quindi ti stimola moltissimo, secondo me, l'intelletto, o comunque ti stimola tantissimo la testa per far sì che tu impari a fare determinate cose che il gioco ti obbliga a fare, naturalmente. E le atmosfere fantastiche, la storia mi è piaciuta veramente molto, molto, molto. Anzi, spero che, sinceramente che facciano anche un 2, perché ci starebbe pure, ci starebbe, secondo me. E che dire, ragazzi, un gioco che vi consiglio. Quindi questo gioco qua assolutamente si becca un 8 e mezzo, quasi 9. E boh, ragazzuoli, vi faccio vedere anche gli achievement che mi ha sbloccato, già che ci siamo. Così, giusto per farvi vedere se vi piace o meno. Cioè, per farvi vedere, diciamo, la parte anche di tutti gli achievement sbloccati che non guasta. Allora, vediamo un po'.
Ne abbiamo, dai, fatti parecchi. In realtà mi sa che ce ne mancava uno, sapete? La butto lì. Forse ce ne mancava uno lì. Perché qua vedo che sono due e lì sono tre, quindi probabilmente ce ne mancava uno. Vabbè. Allora, vediamo intanto cosa c'è scritto qua. Leonardo di Ser Piero da Vinci, più comunemente noto come Leonardo da Vinci. È nato il 15 aprile 1452 a Vinci, un villaggio situato nella vicinanza di Firenze, in Italia. Era il figlio legittimo di Piero da Vinci, un giovane notaio, e Caterina, una contadina. Essendo nato prima dell'avvento delle moderne conversioni, dell'uso dei nomi, il suo nome completo era Leonardo di Ser Piero da Vinci, che significa Leonardo, figlio del signor Piero da Vinci. Leonardo si firmava come Leonardo, o io Leonardo. Molti studiosi e storici si riferiscono quindi al suo lavoro come di Leonardo, piuttosto che del da Vinci. Non ha mai usato il nome di suo padre, probabilmente a causa del suo status di figlio illegittimo. Il giovane Leonardo crebbe nella casa di suo padre a Vinci. Quando aveva 15 anni, suo padre lo mandò a Firenze per studiare arte. Intorno all'anno 1466 divenne un apprendista del noto pittore Andrea del Verrocchio. Mi sembra, ok? Da molto tempo dopo divenne un pittore indipendente. Nella storia è ricordato anche per i suoi lavori in architettura, musica, così come per le sue sculture e le sue invenzioni. È spesso considerato un archetipo dell'uomo rinascimentale e come un genio universale. È ben noto per aver creato una vasta gamma di invenzioni che hanno anticipato di molto la loro epoca e sono state uniche per la loro soluzione costruttiva. Fece anche significative scoperte in anatomia, astronomica ed edilizia. Morì il 2 maggio del 1519 nel castello di Closluch, nella città di Amboise, in Francia. Ok. Quindi, come vedete, questo qui è Leonardo da Vinci. Poi, allora, vediamo un pochettino le sue. Allora, questa qui sarebbe il penso qua del ponte. Infatti, il ponte girevole. Codice Atlantico 1487-1489. Ho già presentato diversi disegni di ponti leggeri e forti a Ludovico Sforza, chiamato il Moro, ma solo dopo aver lavorato per Cesare Borgia, noto anche come il Valentino, ho potuto realizzare alcuni dei miei progetti. Il ponte girevole è una creazione molto interessante, grazie alla sua semplicità di funzionamento e alla sua stabilità, può essere usato in condizioni specifiche, dove si rende necessaria la navigabilità di un corso d'acqua. Attenzione! Quindi diciamo che aveva già ideato questa cosa qua del ponte girevole ed è molto interessante secondo me come cosa. Vediamo questo. Ok. Ala battente, manoscritto B 1487-1489. Il cielo ha sempre affascinato l'uomo perché è un luogo ancora irraggiungibile. Voglio avvicinarmi al cielo, ma non desidero finire come Icaro. La mia costruzione è leggera e forte, ricorda anatomicamente un'ala di un uccello, il che è nella massima importanza. Il movimento deve essere abbastanza veloce affinché l'aria compressa non sfugga sotto le ali. Tra l'altro, questo qua dovrebbe essere anche una delle invenzioni che fanno vedere all'inizio di Da Vinci Demons. Per chi conosce magari la serie TV, ve lo consiglio tantissimo perché è veramente molto molto figo come serie. Allora, questo qui è un pianoforte, va bene. Viola organistica, no, scusate, è una viola. Codice Atlantico 1488-1489. Viola organistica, questo è il nome che ho scelto per lo strumento che mescola l'eleganza di un clavicordo con la maestosità di un violino. L'idea originaria mi è probabilmente venuta dopo aver sentito suonare una ghironda. Ho realizzato tre disegni, l'ultimo di essi utilizza quattro cilindri rotanti che vengono mossi, scusate, da un pedale. A differenza della ghironda, la mia viola organista può suonare sia singoli toni sia accordi. Fico. Qua dovrei chiedere a Derek perché lui è l'esperto di musica. Questo anche sembra fico. Cos'è questo? Macchina per intagliare le lime. Ah, ok. Codice Atlantico 1480. L'uomo dovrebbe utilizzare la sua energia con efficacia. Per questo motivo decido di automatizzare il processo di produzione delle lime. Un operatore umano è necessario solo per sollevare il peso, che poi scende e mantiene la macchina in funzione. Un martello pesante colpisce periodicamente la piastra metallica, creando una serie di tagli. Quando il processo è completo,
Questi tagli costituiscono la superficie della lima. Ah, che fico. Si scoprono veramente tante cose qua. E questo invece? Torchio da stampa. Ah, ok. Quindi il primo torchio è questo qua. Codice atlantico 1478-1482. La macchina da stampa era già stata inventata da Giovan Gutenberg. Ah, ok, perfetto, quindi non è la prima. Fu la sua idea di creare una matrice di caratteri separati che potevano essere utilizzati ripetutamente. Fino a quel momento le intere pagine venivano create dal legno e dal metallo e buttate via dopo la stampa. Io voglio accelerare il lungo e rumoroso processo di stampa e permettere alla macchina di essere gestita da una sola persona. L'accelerazione del processo dovrebbe rendere anche più conveniente la stampa. Credo che questo potrebbe aiutarci a diffondere più libri tra il popolo e rendere più accessibile l'istruzione. Ah. E bravo Leonardo da Vinci. Allora, e infatti ci ha sbloccato anche l'ultimo. Esatto, ragazzi, bella lì. Quindi quello che mancava di achievement è questo qua. Andiamo a vedere subito particolare com'è. Ah, possiamo anche utilizzarle. Ah, quindi possiamo anche utilizzarle. Gli oggetti, che figata! Ok, che figo! Leggiamo. Carro falciante, attorno all'anno 1485. Ho presentato questa macchina da guerra nella mia prima lettera a Ludovico Sforza, il duca di Milano. Ho ideato questa invenzione studiando diverse macchine da guerra dell'epoca antica, che è sempre stata una grande ispirazione per me. La macchina viene tirata da un cavallo con un cavaliere che può individuare il punto giusto in cui sferrare l'attacco, altrimenti la macchina potrebbe essere letale tanto per gli alleati quanto per i nemici. Eh beh, sì, in effetti, è un'arma a doppio taglio, diciamo. Allora, aspettate, visto che possiamo utilizzarle, fatemi un po' provare anche proprio a utilizzare tutti i macchinari. Vediamo se non fa fare. Prima di tutto bisogna aprire il ponte con l'aiuto della ruota a destra. Ah, ok. Ok. Perfetto. E così passa la nave. E poi rimettiamo a posto il ponte, immagino. Tac. È una bella idea. Cavolo. Fico. Bella come idea, bellissima. Vediamo questa. Vedete? Guardate l'aria come sale. Ficcata. Poi questo qua. Allora, questo qua c'è questo. Ah, penso di dover metterci, aspettate. Questo qua. Ah, vedete? Tac. Il foglio è già stampato. Devo introdurre uno bianco. Che figata. Tac. Tattico sta cosa. Vediamo questa. Allora, questo qui invece funziona così. Come si è una matrice la lima no, completa. Ok. Una lima qua. Perfetto. Facendo così praticamente la. Ok. Oh, che figata, ragazzi. Vedete come fa benissimo la lima? Come lima perfettamente. Che figata. Prima, che belle idee che ci ha avuto Leonardo da Vinci, ragazzi. Tanta tanta roba. Ok. E qua invece. Aspettate qua, mi sa che devo andare sotto e farlo da qua. Che figo. L'organista. Quindi
Quindi ragazzi, con il viso di Leonardo da Vinci, vi ringrazio ancora per aver seguito questa serie, cioè The House of Da Vinci. Vi consiglio tantissimo di acquistarlo sia su Steam che sul cellulare. Vedete un po' voi quale vi piace di più. Vi ringrazio ancora, ci vediamo alla prossima con un nuovo gioco. Mi raccomando, seguitemi sempre, iscrivetevi al mio canale, mettete un mi piace e se, fatemi sapere se vi è piaciuta appunto questa serie qua e se volete che ve ne porti altre simili a questa qua comunque. Vi ringrazio ancora, alla prossima, ciao belli!